Buongiorno a tutti, dopo un anno e mezzo sto tornando nella mia pasteria del cuore, dove ho incontrato la mia fantastica zia, però lei se n'è andata, è tornata nel villaggio, nella contea dove vivono i suoi nipotini, e questo locale, questa pasteria che veramente amo è passata al figlio. Ma dopo stato questo passaggio di staffetta non sono più tornato, non sono più andato in questa pasteria, non perché la pasta non sia più buona, ma ho troppa nostalgia, mi manca la zia. Oggi comunque voglio andarci, non so nemmeno se la troverò aperta oppure no, perché ho letto un post della zia su WeChat nel quale affermava che questa pasteria avrebbe chiuso presto i battenti, quindi stava cercando di vendere il locale. Va bene, adesso basta, devo cercare di guidare con attenzione. Tra poco arrivo. La zia se n'è andata e mi ha spezzato il cuore. Vediamo un po' se ancora c'è. Ancora c'è! Incredibile! Amici, sto per tornare qui, in questo posto dove è nato il mio amore per la pasta cinese. Qui, in questo piccolo locale, è iniziata la mia storia d'amore con la pasta cinese. Ho sempre venuto qui. Sì, lo so. Lo so, ah. Ragazzi, sono proprio molto felice, dopo un anno e mezzo sono tornato e i proprietari, i figli della signora mi hanno riconosciuto subito: ah, sei tornato. Sono molto felice. Queste sono le verdurine, adesso prendo. Mamma mia, questo locale non è cambiato una virgola, ancora qui ci sono queste immagini appese. Quanta nostalgia. È arrivata la mia super pasta preferita. Suo. Eccola qua. C'è il tofu, c'è la verdura cinese, c'è il peperoncino, c'è l'uovo. Mamma mia, questa è la porzione piccola. Guardate un po' la mia pasta preferita. È abbastanza piccante, eh? Mi ha portato anche la zuppa. Ma lo sapete qual è la cosa che mi ha fatto tenerezza? Quando era dalla pasta, già me l'hanno girata loro con le bacchette, pensando che avessi delle difficoltà. Quando arriva la pasta, i soldi sono tutti gli ingredienti sopra, poi ognuno con le bacchette se la gira, amalgama gli ingredienti, e invece loro già me l'hanno portata amalgamata. Che trattamento speciale. Sono proprio contento, anzi, mi sto pentendo un po' tutto questo tempo di non essere venuto, perché probabilmente questo negozio, questa pasteria chiuderà, quindi è un peccato. Questi zozzo somigliano vagamente ai nostri pici. Mi piacciono perché rimangono abbastanza al dente, di solito la pasta cinese per noi potrebbe risultare un po' scotta, invece questi rimangono al dente e quindi mi piacciono moltissimo. Somiglia un po' ai pici toscani, anche dalle nostre parti si chiamano bichi. C'è molto sugo, carne, sugo, patate, verdura. Finalmente sono tornato a mangiare i miei amati zozzo. Ragazzi, che emozione, sono proprio emozionato. Ho ricevuto un video adesso dalla zia, perché ero qui dai figli, le ho mandato una foto, un video, e lei mi ha inviato un altro video. Proprio una bella storia. Va bene, oggi ho mangiato questa pasta magnifica, per me è la pasta migliore al mondo. Ciao ragazzi, al prossimo video. Guarda che cosa trasferita.